con la lavastoviglie in sottofondo che fa compagnia, oggi ho deciso di praticamente ricreare questo disegno, che è praticamente il disegno che io ho fatto per il mio primo tutorial di disegno qui su YouTube, e mi ricordo che ero veramente contentissima perché si trattava di un disegno che io facevo con i Copic Markers, che per me erano i colori della vita, e mi ricordo che anche se ne avevo pochissimi, per me erano, cioè, la cosa più preziosa che io avessi. E praticamente oggi ne ho tipo 4 volte tanti, più tutto il resto del mio materiale da disegno. Però mi ricordo proprio ancora, appunto, quel giorno ero veramente gasatissima di fare questo disegno, che poi tra l'altro è veramente orrendo perché non ci sono quasi per niente sfumature. Però comunque vi lascio anche il video qui nella i delle informazioni, così insomma se qualcuno ha piacere di andarlo a vedere sono contenta. E quindi oggi ho deciso di ricreare lo stesso personaggio più o meno, ma diciamo con il genere, lo stile che più o meno ho adesso, che non è più tanto questo kibi, ma è più appunto manga. Però insomma, ecco, voglio proprio ricolorarlo in pratica con gli stessi colori più o meno e vedere insomma quanto io sia cambiata. Ah, non vi ho detto, praticamente questo disegno risale a 5 anni fa. Ho ricontrollato la data del video ed è praticamente del 2014, quindi un bel po' di tempo fa. E da allora devo dire che ho veramente aumentato tantissimo il mio materiale da disegno, l'ho veramente arricchito tantissimo, e mi sono accorta che in questi ultimi anni, ad ogni occasione, che ne so, tipo per le feste o per il compleanno, io difficilmente chiedo un trucco o comunque, che ne so, una palette che mi piace, che ho visto. Chiedo sempre qualcosa per disegnare, un set di colori che magari non ho. Poi comunque anche con la scroll box ho l'occasione di provare veramente tantissime cose nuove, e infatti la scroll box mi piace tantissimo. Anzi, con l'occasione oggi mi è arrivata quella di, mi sembra sia novembre, e però appunto mi è arrivata oggi, quindi avevo deciso che comunque avrei voluto fare questo video, quindi la scroll box la rimandiamo prossimamente al prossimo. E anche lì ho visto un sacco di cosine interessantissime e non vedo l'ora di provarle. E quindi così ho deciso anche di fare appunto un video di questo tipo, un po' chiacchiericcio, non lo so, mi piaceva l'idea. Poi ovviamente alcune parti probabilmente le metterò più in velocità, perché sennò il video durerebbe, non lo so, un'ora, forse anche più, perché anche se il disegno è semplice, anche se non è grandissimo, però comunque a colorare un po' ci vuole. E quindi ho deciso di fare questa cosa perché ho visto girare un bel po' sia su Instagram appunto come foto, ma sia proprio anche su YouTube come video, questi appunto video foto in cui gli artisti vanno appunto a ricreare i loro vecchi disegni con il loro stile attuale, oppure fanno vedere appunto quanto magari le loro abilità si sono appunto migliorate nell'arco di tot anni, decidono loro insomma. E quindi questa, diciamo, è la nostra base. Io adesso mi regolo così, vado appunto a delineare la base e lascio fuori i colori che uso, così almeno me li ricordo, speriamo. Mm.
Una cosa che ho notato guardando appunto questo disegno è che qui non c'è assolutamente traccia né di penne colorate, e quindi anche io questo praticamente lo disegnerò solo con i Copic Markers e, come vedo qui, insomma, al massimo la penna nera. Qui avevo usato addirittura quella glitter nera per i contorni, però insomma, ecco, non userò penne colorate, però concedetemi di poter almeno utilizzare la penna glitter bianca, sì, glitter, la penna in gel bianca, perché qui non c'è praticamente traccia di penna gel bianca. Probabilmente non ce l'avevo all'epoca, ma per me quella adesso è veramente diventata indispensabile. Non c'è un disegno in cui io non la usi, ed è praticamente inevitabile, perché cioè, la penna glitter, la penna bianca, gel bianca, dà veramente un effetto troppo particolare ai disegni, ravviva quello che c'è da ravvivare, insomma, è una cosa indispensabile, quindi quella la devo assolutamente utilizzare. Però insomma, ecco, a parte quello, non userò nessun'altra penna colorata e nessun altro tipo di colore, perché a me, per esempio, adesso rispetto al passato piace mischiare le tipologie di colori in uno stesso disegno. Quindi, che ne so, alcune sfumature, per esempio, mi piace realizzarle con i pastelli, anche se magari coloro con i Copic Markers, oppure con i pastelli quelli morbidi. Insomma, mi piace anche mescolare appunto le tipologie di colori e di materiali, però oggi non lo faremo, purtroppo. Io adoro questo qua di Copic Marker, che è praticamente quello color, come si chiama? Si chiama Pearl White, quindi praticamente questo perlato, perché anche se non sembra di quelli che lo usate, però crea veramente uno stacco bello rispetto al bianco della carta, ovviamente una volta che si è asciugato, perché sennò lì per lì, come vedete, è tipo un marroncino orrendo, però una volta asciutto è veramente un qualcosa di bellissimo. Io questo lo adoro, mi piace tantissimo questo colore, anche se magari può sembrare appunto un colore veramente molto semplice, perché è poco più che un bianco. Ok, stasera proprio me la sono presa così, volevo fare proprio questo video anche un po' rilassante, un po' chiacchiericcio, un po' insomma rilassante, sì, perché avevo bisogno. Ora la gonna la facciamo, credo, tutta, non so che colore io avessi usato all'epoca, perché poi più o meno i colori sono quelli. Ok, facciamola tipo così, su un po' sul color serio. Questo è l'azzurro color serio, secondo me, che ci sta bene in una divisa scolastica. Dunque, ho comprato, in realtà io avevo già prenotato proprio prima, appena proprio il giorno stesso appunto in cui è uscita la prevendita, e mi è arrivato il CD di Tiziano Ferro, Accetto Miracoli. Non so se mi seguite su Instagram, in caso comunque trovate appunto il link sotto, ma io sono appunto fan di Tiziano Ferro, e mi
io in genere non compro CD, è difficilissimo, però i suoi, cioè, li devo comprare assolutamente. Non mi piace scaricarli da iTunes o comunque ascoltarli solo in modo, tra virgolette, virtuale. E quindi mi è arrivato questo CD e io l'ho subito ascoltato. E se mi seguite su Instagram avrete notato che praticamente ho postato per ogni canzone una foto, che poi tra l'altro appunto mi sono divertita tantissimo perché ogni foto l'ho poi animata con la mia app preferita, che è Wearable. E per ogni canzone ho voluto appunto scrivere diciamo la frase, il verso che più mi è piaciuto. E io non lo so se voi l'avete ascoltato, ma è un CD fantastico. Cioè, secondo me Tiziano è davvero un poeta, non è un cantante, perché definirlo cantante secondo me non rende. Allora, diciamo che non ci sono canzoni che magari, che ne so, vi restano subito impresse per il ritmo, non lo so come spiegarvi, cioè non ci sono quelle canzoni appunto che le ascoltate subito e subito vi rimangono impresse. Sì, qui sto un pochino sbordando perché voglio fare l'effetto delle calze che sono un pochino più larghe delle gambe, come se fossero appunto calze un po' invernali, un po' pesanti. Insomma, non ci sono appunto queste canzoni, però se voi mentre l'ascoltate anche solo la prima volta fate un po' di attenzione alle parole, sicuramente la canzone che subito vi rimane impressa per le parole c'è, la trovate. E la mia è Amici, oddio, adesso i titoli ora un pochino mi sfuggono. Amici, com'è? Non me lo ricordo, insomma, è tipo ce l'ho un po' sulla punta della lingua la parola, ma non mi viene. Amici. Ok, vado a prendere il CD e ve lo dico perché non ci posso stare. Eccolo qua, bellissimo. E la mia canzone preferita è questa, Amici per errore, è bellissima. Così come è bellissima, secondo me, proprio anche per le parole, Seconda pelle, perché ha veramente un significato bellissimo, secondo me, e rappresenta molto bene certi tipi di rapporti. Quindi questo è il CD di Tiziano e io praticamente già l'ho ascoltato mille volte, anche se non conosco ancora i titoli delle canzoni. E niente, Tiziano secondo me è fantastico. E io infatti ho già preso il giorno proprio, diciamo, primo giorno proprio di prevendita, anche i biglietti per andarlo a vedere il 15 luglio all'Olimpico. Ebbene sì, ho già i biglietti, che quando poi mi sono arrivati, cioè tipo era nemmeno settembre credo, mi sono detto, no, non era nemmeno settembre, perché infatti poi ho postato la foto su Instagram di questi biglietti e ho scritto una cosa tipo, vabbè, ma che vuoi che sia, prima di arrivare al concerto deve solo passare un intero campionato di calcio, quindi non era settembre perché non era nemmeno iniziato, un intero campionato di calcio, un'intera stagione di come si chiama, di X Factor, un'intera stagione di Masterchef. Insomma, avevo scritto un post tipo così, abbastanza anche desolante devo dire, però è vero, è così. Cioè, devono passare veramente ancora tantissime cose prima che io possa andare al concerto, però la cosa che mi consola è che comunque il tempo sembra veramente volare e quindi secondo me non manca tanto al concerto di Tiziano all'Olimpico. Certo, il 15 luglio a Roma sarà la morte, credo. Cioè, sarà, a parte, beh, avendo comunque
i biglietti e il posto già assegnato. E questa volta li ho presi in curva sud. Ovviamente non è che io debba stare lì chissà quanto tempo prima a soffrire, quello no, però devi comunque stare lì un po' prima, anche perché, se mi ricordo bene, l'ultima volta che ci sono state un po' di difficoltà a parcheggiare la macchina, perché comunque non è che puoi parcheggiare proprio lì all'Olimpico, quindi devi parcheggiare fuori. E io mi ricordo che avevo parcheggiato abbastanza e molto, sì, fuori, quindi insomma bisogna stare giù un bel po' prima. Però non fa niente, per Tiziano si fa tutto. Eh sì, la camicetta devo proprio ravvivarla con un po' di penna gel bianca, perché altrimenti è praticamente uguale alla pelle. Però io non lo so, a me non viene di colorare la pelle in modo scuro. Cioè, sarà perché io sono proprio sempre stata pallida, sono pallida di mio anche in estate, e a me non viene mai di colorare le pelli scure. Sì, ci faccio un po' delle ombre, magari ci posso fare un po' di blush, però non lo so, io adoro usare appunto questi toni di Copic molto molto chiari. Comunque poi gli occhi e il viso lo finiamo dopo. Quindi questo, diciamo, è la nostra base. Quindi vado a prendere la penna gel bianca perché la voglio qui vicino a me. Ok, sono salva, mi sono presa sia la penna gel bianca che la penna nera. Non ho preso quella glitter, ma questa normale di Prismacolor, per poter fare quindi poi i bordi. Vi volevo dire perché mi è subito piaciuta quella canzone di Tiziano Ferro. Perché già subito al primo ascolto, cioè vabbè, ok, a parte le parole, che cioè dice delle cose, ci sono delle frasi che sono veramente qualcosa di fantastico e che colpiscono. Ma la cosa che mi ha maggiormente, diciamo, colpita nel momento in cui appunto l'ho ascoltato la prima volta è il tono di voce. Perché siccome questa canzone praticamente parla di un amore un po' non tormentato, ma di quelle relazioni che non si vogliono, o che non si possono, diciamo, avere, perché sono difficili, perché si hanno altri rapporti, però è difficile, sono difficili però da abbandonare, quindi diciamo quelle relazioni un po' tra virgolette tossiche. E a me la cosa che ha colpito tantissimo è stato il tono della sua voce, perché soprattutto nel ritornello canta con, diciamo, una proprio tono di voce triste, malinconico, che è qualcosa proprio di struggente. Io sì, lo definirei veramente struggente, e a me questa cosa mi ha proprio colpito tantissimo. E niente, è una canzone fantastica, io vi consiglio di ascoltarla perché è bella, e mi saprete dire se è vero che vi rimane subito in testa.
poi un altro argomento di cui mi piacerebbe insomma parlare un po' così mentre disegno è X Factor. Allora, parliamo di X Factor. Quest'anno quando è iniziato, quindi quando ho visto tutte le selezioni, il bootcamp, insomma tutte queste home visit e tutto ciò, a me sinceramente quest'anno piaceva. Trovavo Sfera Ebbasta, che io sinceramente neanche conoscevo chi fosse, l'ho trovato subito un tipo molto simpatico, nonostante il suo aspetto un po' particolare, e quindi l'ho trovato veramente subito molto molto simpatico, anche se ovviamente non l'ho trovato per i commenti che faceva, altrettanto magari preparato sulla musica come lo era Fedez mi piaceva tantissimo come giudice, però vabbè, ho apprezzato molto anche Sfera Ebbasta, che comunque mi sembrava un tipo simpatico. Poi io ho sempre, allora diciamo che non è che sono proprio una fan a livello tipo di Tiziano Ferro, appunto, che compro i CD, però ho sempre apprezzato molto anche Malika, perché devo dire che il suo modo di cantare mi piace veramente tantissimo, è particolarissimo, e comunque sentendola appunto parlare fin dall'inizio l'ho reputata una cantante veramente molto preparata. Samuel, io non avevo nemmeno capito chi fosse sinceramente, poi ho capito che era praticamente il leader di Subsonica, e lui sinceramente mi è piaciuto anche lui tantissimo, perché i Subsonica li conosco, mi piacciono, e ho reputato che anche lui fosse molto competente. Che i cantanti che avevano appunto scelto alla fine, devo dire, non mi dispiacevano, perché erano cantanti che comunque durante le loro appunto esibizioni, chi per una cosa, chi per un'altra, si erano fatti notare. E quindi questo X Factor io l'ho iniziato a guardare, il serale, insomma la diretta, con moltissime aspettative. Però devo dire che mi sta annoiando non poco. Allora, non so se anche voi avete questa sensazione, ma io trovo che sia tutto un po' troppo lento e non lo so, noioso. Allora, per inciso, vorrei far notare un po' la differenza tra appunto la colorazione di questi capelli e questa è decisamente migliore, nonostante appunto io non possa utilizzare penne colorate. Poi ci metteremo un po' di penna bianca, ma continuiamo con le nostre sfumature. Insomma, stavo dicendo, X Factor io lo trovo di una lentezza inquietante. Non so se anche voi avete questa sensazione, io spesso mi addormento, cioè mi sono addormentata anche all'ultima puntata che c'è stata adesso, che è quella poi degli inediti, che sinceramente aspettavo anche con un po' di trepidazione, perché vabbè, trepidazione no, però ero comunque curiosa, ma io mi sono veramente addormentata. Allora, non lo so, i commenti che fanno i giudici li trovo a volte così privi proprio di senso, e sembra proprio che debbano beccarsi soprattutto Malika
tende appunto a fare la precisina, la puntigliosa, quindi sembra che debba per forza dire qualcosa. E quindi diciamo anche le risposte degli altri mi sembrano un po' forzate, cioè come se comunque fosse tutto già programmato, per dire. Questo blu così intenso per queste ombre non mi piace, userò un blu un pochino più normale per fare le ombre. Quindi mi sembra veramente molto molto noioso. Per quanto riguarda i concorrenti, allora ora io qualche nome magari neanche me lo ricordo, perché io sono fatta così, le cose le seguo, cioè anche i film li seguo, però mi perdo poi sui nomi, cioè lì per lì che li seguo, ok, però poi vi devo dire i nomi non me li ricordo tutti. Però so di chi sto parlando. Queste praticamente sono uguali? Sì. So di chi sto parlando. Allora, per quanto riguarda per esempio Giordana, quella è stata una di quelle cantanti che, diciamo, alle audizioni ci ha, e anche successivamente, insomma, nelle altre esibizioni che ha fatto, ci ha lasciato tutti abbastanza sorpresi, no? Un po' perché si è presentata con l'arpa, quindi con uno strumento veramente molto particolare, e sia perché comunque cantava veramente in un modo particolare che poi può o no piacere, ovviamente, perché comunque ha un modo di cantare un po', secondo me, aggressivo a 16 anni, però ne dimostra veramente molti di più, secondo me, come voce. Però insomma Giordana mi piaceva, però poi da quando sono cominciati i live a me annoia da morire, anche le volte in cui si è esibita con l'arpa. Quindi io non so se dipende magari dal fatto che scelgono dei brani sbagliati per lei, ma secondo me è sbagliato anche il modo in cui la vestono, perché non sembra affatto una ragazzina, perché alla fine, cioè, a 16 anni è una ragazzina di 16 anni. La rendono sempre troppo eccessiva, secondo me, proprio appunto, ecco, anche con il trucco, con i capelli, sempre questi capelli colorati, questo trucco è l'abbigliamento anche molto strano, si può dire, secondo me, si può dire sì, strano, perché non rispecchia affatto quello che è, secondo me, il suo stile, e la rendono veramente più vecchia. Quindi secondo me c'è questa, per quanto riguarda appunto Giordana, c'è un'incongruenza tra il suo essere, che comunque appunto è quello di una ragazzina, e quello che la fanno apparire, e quindi secondo me questo un po' destabilizza anche chi guarda, che non riesce, secondo me, a farsi un'idea precisa di chi ha davanti, se una ragazzina, se una donna più matura, non si capisce bene. Mentre a me quello che è tanto, diciamo, osannato, Eugenio, non piace, mi sa di un finto, per tutti quei discorsi semifilosofici che fa, a me sinceramente sembrano molto molto finti, e non lo so, non mi attira proprio per niente Eugenio. E poi secondo me ha questo modo di cantare che tutti dicono sia fantastico, però secondo me è un modo di cantare molto finto, non lo so, non mi attira proprio, non mi piace. Mentre mi piace, non ricordo adesso il suo nome, porca miseria, non me lo ricordo, quello che ha quel vocione importante, che in realtà viene sempre appunto criticato un po' per la sua pronuncia inglese, un po' perché comunque ha una F un po' così, un po' la F un po' così, però a me
questo modo di cantare un po' aggressivo, un po' così, piace, come si chiama non me lo ricordo. E poi per quanto riguarda i gruppi, i Buddha a me piacciono, e a me è piaciuto anche l'inedito, quello con tutti gli animali, le cose, perché comunque è un modo di cantare molto personale. E a me sinceramente i Buddha non dispiacciono affatto, anzi mi piacciono e anche parecchio, così come mi piacciono anche mi piace molto anche la Sierra, indubbiamente quelli mi piacciono veramente tantissimo, un po' perché sono di Roma e io ho un po' un debole per Roma, mi piace troppo, e però trovo che siano veramente bravissimi secondo me. Anche loro poi si scrivono appunto sempre più o meno le canzoni, cioè fanno veramente un lavorone, e quindi secondo me questi i gruppi sono entrambi molto molto interessanti. Poi per esempio c'è quell'altra che sta insieme a Giordana che a me non piace, cioè lì per lì alle audizioni, a tutto il resto, sì, aveva fatto la sua bella figura e tutto, però anche lei secondo me è sempre quella, cioè canta sempre allo stesso modo, ha questo modo di cantare, quindi che è sempre lo stesso tono di voce, quindi no, sinceramente anche lei non mi interessa, cioè mi lascia veramente completamente indifferente. Che ora Martina, non voglio dire cavolate, non mi ricordo i nomi, ma proprio perché non sono cantanti che mi colpiscono. Poi chi ho dimenticato qualcuno? Ah sì, quell'altro Under, il ragazzo quello lì che suona il piano, che ha quella modo di cantare soul, come si chiama? Non me lo ricordo nemmeno lui benissimo, sto facendo veramente la figura della vecchietta smemorata. E lui sì, mi piace, quando ha cantato i Queen secondo me lì proprio ha spaccato, lì è stato veramente fantastico. Lui mi piace, nonostante riceva un sacco di critiche secondo me, anche troppe, è bravo. C'è niente da fare, anche lui ha 16 anni, quindi insomma, cioè, è molto molto giovane, eppure è bravo, c'è niente da fare. Però, ecco, secondo me X Factor è troppo lento, non lo so, quest'anno veramente, un po' anche gli ospiti, ok, Mahmood sì, mi è piaciuto, ma in generale anche gli ospiti mi annoiano, non trovo che ci siano degli ospiti interessanti, quindi no, veramente lo guarderò tutto fino alla fine, però secondo me, guarda, è veramente molto più interessante l'Accademia di Cannavacciuolo, quel programma mi fa impazzire, mi piace tantissimo. Per quanto possa essere indubbiamente finto, però è carino, è carino, è una, per passare la serata è fantastico secondo me, è veramente un programma divertente, ma perché essenzialmente è divertente lui, perché ha questo modo di fare che non sai mai se sta scherzando, se dice sul serio, e comunque deve comunque fare il severo, però secondo me non è che gli riesce tanto di fare il severo, perché è buono, però insomma sì, mi piace l'Accademia di Cannavacciuolo, mi piace. Poi ho iniziato a seguire la seconda stagione di Britannia, questa serie TV a me fa letteralmente impazzire, la prima l'ho praticamente divorata e sto praticamente divorando anche la seconda, veramente mi piace troppo, mi piace tantissimo,
perché è un misto tra storia, perché comunque parla dell'invasione appunto dei Romani, della Britannia, quindi comunque parla anche di qualcosa di vero, per non parlare poi dei luoghi che fanno vedere, cioè sono dei posti naturali stupendi, però oltre appunto al fatto della storia c'è comunque anche l'elemento della magia, delle cose comunque un po' della lotta appunto fra il bene e il male, c'è questa cosa misteriosa, c'è questo essere misterioso che è quel capo insomma romano, no? Che però sembra essere un demonio, insomma è veramente bello, per non parlare poi di quanto siano fighi in particolare appunto il capo dei druidi. Oddio, quelle me ne fanno veramente morire. Quello che fa appunto il capo dei druidi è qualcosa di bellissimo, trovo che sia molto angosciante, perché è un tipo veramente che fa paura, perché è uno di quei tipi che magari possono anche sembrare a volte gentili, però in realtà è perfido. E quest'anno ci si è aggiunto un altro di druido che sembra essere proprio l'incarnazione del male, e quindi niente, ora faccio tutto un contorno nero per cercare di creare un po' di profondità. Poi mi sono vista la serie TV, quella di Caterina la Grande, e quella pure mi è piaciuta tantissimo. È durata poco, è 4 puntate, quindi proprio, cioè, neanche uno si è accorto, però a parte poi anche lì sì, i luoghi, cioè so, qualcosa di fantastico, e comunque è un personaggio che io non conoscevo, e quindi è stato interessante comunque, perché a me queste cose storiche piacciono tantissimo. E quindi anche quella l'ho vista veramente con molto molto interesse. E poi è iniziato American Horror Story 1984. Parliamone, perché allora lo sto guardando e non è male, cioè gli ultimi American Horror Story veramente mi avevano annoiato tantissimo. Li ho visti sempre tutti, però veramente pativo, infatti li guardavo tipo un po' così a tempo perso, che ne so, sull'iPad mentre facevo le pulizie o mentre ero in bagno, che ne so, a prepararmi, per cui insomma non è che proprio stavo lì a seguirli attentamente, proprio perché non mi prendevano. Però ormai avevo iniziato diciamo tutta la saga e me li guardavo. Questo, per quanto è veramente fintissimo, non so se avete visto, allora mi sembra che era il quarto episodio, sì forse, che praticamente ci sono questi protagonisti che sono intrappolati dentro ad una, credo una baracca, non è proprio una casa, o forse una casa, insomma comunque, e c'è il cattivo che deve entrare, e loro praticamente cosa fanno? Sbarrano la porta, no? Ci mettono davanti tutto quello che trovano, e a un certo punto cioè questo sembra essere andato via, e loro sembrano quindi stare lì tutti contenti a tirare il sospiro di sollievo, quando all'improvviso rompe la finestra ed entra dalla finestra. Cioè lì quella cosa, cioè non può, il rumore dei vetri infranti in quel caso non può di fatto crearti il panico o comunque la sorpresa, ma ti fa sorridere. Quindi io non lo so, American Horror Story lo trovo veramente a volte comico più che horror, ma secondo me è un effetto un po' anche voluto. E però vabbè, dai, questo qui dell'84 è abbastanza carino, se non altro perché mi ricorda appunto quel periodo degli anni 80,
e quindi può essere carino, un tuffo nel passato. Decisamente i capelli così sono un'altra cosa, mi piace molto come sta avvenendo. Poi quando aggiungeremo il nostro tocco bianco sarà fantastico. Cioè vabbè, così veramente sta avvenendo proprio proprio carino, sono proprio contenta di aver fatto. Allora, devo dire che stasera mi ci sono messa quasi, diciamo, per forza a fare questo video. Cioè il disegno lo avevo già preparato oggi a pranzo, cioè avevo fatto la base, insomma, e l'inchiostro di base appunto, e poi mi ero detta ok, stasera faccio questo video. Poi però sono stanca, non lo so, non avevo voglia di posizionare il cavalletto, che poi non è, cioè, tutta sta gran fatica, però insomma ecco, non avevo voglia di posizionare il cavalletto, non avevo voglia di tirar fuori tutta questa robina per fare il video, proprio perché la sera sono comunque sempre abbastanza stanca. Però poi mi ci sono praticamente costretta, mi sono detta no, ce l'avevo in programma, so che se poi lo faccio sono contenta, perché comunque disegnare è una cosa che mi piace, e poi comunque io non avevo mai fatto questo video sul canale, quindi di ricreare i miei vecchi disegni, e sinceramente non l'avevo fatto nemmeno, diciamo, al di là di YouTube. Normalmente appunto non avevo mai ridisegnato qualcosa di vecchio, e quindi un po' mi attirava, no, l'idea, quindi mi ci sono messa proprio per forza e sono contenta. Una cosa che mi piacerebbe fare nei disegni, ma forse perché non ho mai fatto tutto quel tempo che vorrei da dedicargli, è riuscire, comunque impegnarmi, a aggiungere molti più dettagli all'abbigliamento. Non lo so, è una cosa che un po' mi annoia fare. Un po' non mi sento in grado, se non andando comunque a cercare magari qualcosa di particolare su internet, perché così a mente non riesco a creare un abbigliamento da zero, e quello un po' mi manca, e so che mi ci dovrei solo allenare praticamente. Però c'è sempre il problema del tempo e delle priorità. Se voglio disegnare bisogna che mi concentro appunto magari su quello che so fare, perché così riesco comunque a passare un pochino di tempo appunto quando appunto ce l'ho, e ad essere anche un, diciamo, soddisfatta poi del risultato, perché se poi comunque non mi piace quello che disegno, mi dispiace,
Ah, non ho fatto le ombre qui sulle gambe. Adesso le facciamo subito. Che mi ha un pochino sbavato il nero, vabbè. Allora, manca la mano e poi il tocco finale della penna glitter bianca. Ah, ovviamente mancherebbe anche lo sfondo, ma siccome qui non l'avevo fatto, non lo farò nemmeno qui, o magari ce lo aggiungo, diciamo, al di fuori del video. Perché se lo scopo appunto era quello comunque di andare a ricreare questo disegno, qui non c'è. Perché me lo ricordo, cioè quel giorno veramente volevo disegnare, volevo colorare con questi Copic Markers e non capivo più niente praticamente. Allora, proviamo a vedere se riesco a fare questo effetto, a coprire un po' di queste che sembrano tipo delle sbavature. Delle calze. Ok, il disegno è praticamente fatto con tutte le sfumature del caso, tutto, manca solo appunto il tocco finale ed è questo, è fantastico. Cioè cambia veramente tantissimo. Mi piace anche aggiungere sempre dei puntini bianchi sul viso, che magari ecco, se uno fa una foto del disegno non si notano, però dal vivo si notano e a me, al di là della foto, piace essere soddisfatta del disegno che faccio, che poi è ovvio che su un disegno e su una foto i dettagli non li puoi far vedere tutti. Per quanto possa tu usare una macchinetta, comunque una cosa ultra moderna, ultra HD, certi piccoli dettagli non li puoi vedere se non da vicino. Per cui anche le penne glitter è ovvio che da una semplice foto magari le penne glitter non si notano. Però tu che disegni, comunque l'effetto lo vedi, è carino, ti diverti mentre lo fai, quindi cioè, della foto sì, uno deve essere soddisfatto anche del post che fa, ma insomma, più di tutto deve essere soddisfatto di quello che fa in generale, senza stare a pensare troppo ai social e alle foto che postiamo. Trovato nella scroll box anche l'Uniposca bianco e devo dire che l'ho utilizzato un bel po' di volte e mi piace tantissimo. Forse anche in alcuni casi,
anche più della penna glitter bianca. L'Uniposca devo dire che è un qualcosa che io usavo quando ero piccola, no? Però se non lo avessi trovato nella scroll box e quindi non l'avessi riscoperto, non ci avrei proprio più pensato. Sì, magari l'ho visto utilizzare in qualche video, però non l'avrei comunque ricomprato. Invece devo dire, perché comunque ha diverse dimensioni di punta ed è adattissimo a ogni superficie. Ci sono dei casi in cui, per esempio, la penna, questa gel bianca, non va bene perché uno scrive su un certo tipo di superficie che magari ci sono dei colori troppo forti, cioè troppo, come dire, tipo sugli acquerelli, no? Che sono comunque dei colori che poi diventano duri quando si asciugano, e lì magari la penna bianca così gel non scrive. O tipi di carta, comunque ecco, di basi in cui lì per lì che la usate sì, si vede, poi una volta asciutta praticamente l'effetto non si vede più. Invece l'Uniposca si vede sempre, quello ovunque lo mettete l'Uniposca lo vedete sempre, e quindi boh, è una cosa che valuterò insomma di comprare in futuro ovviamente. Con le luci, perché sto registrando ovviamente di sera, non si nota, però vi assicuro che anche qui dove avevamo usato la penna, quella bianca perla, la penna bianca in gel si vede e l'effetto mi piace tantissimo. Come vedete, cioè veramente il disegno cambia totalmente rispetto a questo. È bellissimo, è divertentissimo. So che se non avessi girato questo video me ne sarei pentita stasera, perché poi dopo magari domani devo fare altre cose e mi passava, non l'avrei fatto. Secondo me una cosa da tenere a mente quando si usa la penna gel bianca è di non esagerare, cioè fare qualche cosa, qualche punto luce qua e là, senza però esagerare, perché altrimenti poi se no diventa troppo e non fa più l'effetto particolare che dovrebbe fare. Quindi secondo me anche la gonna va bene così. Mannaggia, peccato che qui mi ha sbavato. Vabbè. Anche qui penso che farò un po' di punti luce qui sulle calze davanti e basta. Ecco qua i disegni a confronto, cioè è lo stesso soggetto ma completamente diverso, come potete ben vedere. E, ok, che è proprio un genere diverso, un chibi e un manga, però proprio la differenza è nel modo di colorare. Secondo me sono comunque un po' migliorata, perché qui veramente non esistevano le sfumature, era solo il colore scuro passato sopra a quello più chiaro, ma non c'erano sfumature. Qui le sfumature ci sono e si vedono. E poi vabbè, qui non c'era la penna glitter, gel bianca, e qui sì, però vabbè. Il disegno era già molto diverso anche prima dell'intervento della penna,
Quindi io direi che la prova l'ho superata, sono decisamente migliorata rispetto a 5 anni fa e per fortuna oserei dire, perché altrimenti sarebbe stato veramente grave. E quindi niente, vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, che trovate il link sotto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!